Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Via Gonin 56, Milano. Il programma è offerto da... Un tuo neo ha cambiato forma, colore o dimensione? IDE è la soluzione per te. IDE, la pelle siamo noi. www.ide.it. Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Altro Studio Sport. Sono iniziate le coppe europee, sono ricominciate ieri già due partite di Champions League con il Benfica che batte allo scadere 1-0 lo Zenit San Pietroburgo, poi l'importantissima sfida di Parigi tra il Paris Saint-Germain e il Chelsea con la vittoria dei francesi per 2-1, decisivo Cavani, ma stasera è la grande serata per la Roma all'Olimpico Roma-Real Madrid. Prima di iniziare il dibattito andiamo però subito a presentare i nostri ospiti di stasera. Abbiamo Manuel Del Conte, il nostro opinionista. Buonasera a tutti, ciao a tutti e benvenuti. Mauro Corno, direttore di Sportal.it. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E Paolo Nicoli di Sportcube. Buonasera a tutti. Ecco allora, la grande serata della Roma, diciamo, questo Roma-Real Madrid. Un Real Madrid, Manuel, che si presenta con importanti assenze perché non ci sarà Bale, non ci sarà Pepe. Con dei grandi dubbi, in grandi dubbi perché Real Madrid sta altalenando partite dove fa vedere del bel gioco, ha delle partite secondo me che sono un po', diciamo, flosce, però secondo me ha una squadra molto più forte della Roma. Adesso vediamo, voglio vedere la Roma, anche lei sta altalenando partite belle, adesso col cambio comunque dell'allenatore, vediamo se avrà la forza di riuscire a portare questo, diciamo, questo risultato a casa. La vedo dura, però spero in un pareggio magari, speriamo. Infatti Mauro, cioè comunque mancano Bale e Pepe, ma c'è comunque un tridente con James Rodriguez, Benzema e Cristiano Ronaldo, non è che sia da sottovalutare. Che fa abbastanza paura, però l'importante per la Roma è finalmente scendere in campo in una partita senza pressione. Forse è la prima partita che la Roma quest'anno gioca senza aver bisogno assoluto di vincere, perché anche se dovesse andare fuori con Real Madrid non sarebbe un dramma. E io mi aspetto quindi una Roma finalmente serena, anche perché Spalletti ha portato serenità a questi ragazzi che avevano raggiunto ormai una situazione molto delicata con Garcia, che ormai non teneva più il gruppo, e quindi mi aspetto una Roma che partirà forte, poi magari finisce 5-0 per Real Madrid, però secondo me si divertiranno oggi i tifosi della Roma. Infatti tu hai parlato proprio della questione psicologica, ma non c'è anche il rischio che si soffra un po' l'incubo della goleada, visto che ultimamente la Roma, anche l'ultimo col Barcellona, questo c'è un po' la paura che... c'hai nello spogliatoio? Ma credo che comunque Spalletti sappia fare bene il suo mestiere, abbia caricato i ragazzi e abbia anche messo in conto questa eventualità, ma io non penso che Real Madrid possa fare veramente una goleada con la Roma di questo momento, una Roma che è rinata dal punto di vista psicologico, poi ha avuto molta fortuna nelle ultime partite, questo aiuta, con Garcia non avrebbe fatto risultato sul campo del Sassuolo, probabilmente anche col Carpi ha rischiato tantissimo, però poi ha risolto. E poi attenzione a Dzeko, che viene secondo me troppo sottovalutato, e come giustamente ha detto Spalletti, la Roma deve cominciare a giocare per lui, una Roma che si è abituata troppo ad avere Totti davanti, Totti sappiamo tutti chi è, che cosa ha fatto, è un gioco totalmente diverso, questo centravanti, questo falso 9, che un termine tra l'altro io odio perché lo mutuiamo dalla Spagna, mentre l'italiano è una lingua veramente molto superiore allo spagnolo, questo centravanti camuffato, ecco, Dzeko un centravanti puro, lo devi servire da centravanti puro. Se lo fai giocare in velocità è uno che fai 100 metri probabilmente in 25 secondi e ti espone delle grosse figure. Invece se inizia a dargli i palloni, certo, contro il Carpi avrei segnato anch'io quel gol che ha realizzato, però se inizia a servirlo così Dzeko, io mi sbilancio, stasera segna. Infatti ieri Spalletti in conferenza stampa
Diciamo, ho mostrato molto ottimismo, ha detto che le possibilità di passare sono il 50% per entrambe, quindi non vede favoriti gli spagnoli. Paolo, è giusto presentarsi così, convinti? O... Secondo me Spalletti fa bene, e c'è una differenza tra la gestione della Roma di Garcia in Champions e Spalletti, che Spalletti la Champions l'ha già giocata e già anche vinto, ha già avuto qualche soddisfazione, Garcia non se l'è mai tolta in Champions, e secondo me questo fattore può aiutare la Roma a preparare la partita. Poi attenzione anche alle parole di Zidane, che ha detto che nei 180 minuti il suo Real qualcosa soffrirà in qualche momento, e in quel momento la Roma non deve sbagliare. Il Real è una squadra che concede tanto dietro, dalla metà campo offensiva non si discute, è fortissima, c'è dei giocatori, va bene, gli manca Bale, che era forse nel momento migliore da quando è arrivato a Madrid, però dietro ti lasciano qualcosa, ti concedono, e la Roma lì deve essere brava a ripartire con Gervinho, scusami, con Salah, con El Shaarawy, deve saper ripartire, e come giustamente detto, di servire Dzeko. Se Dzeko lo servi dentro l'area di rigore, in fiducia, può diventare un fattore, secondo me. Esatto. Io credo molto, infatti lui ora parlava di Salah, io credo che se Salah sarà in forma può essere lui l'unica persona che può cambiare veramente questa partita, però bisogna vedere se è in forma, se è la giornata giusta, perché nelle ultime partite non mi ha fatto impazzire. Infatti una cosa che volevo chiedere a tutti e tre è, questa Roma che è un po' rinata, che è in serie positiva in campionato, quanti sono i meriti di Spalletti e quanto anche ha influito il mercato, perché comunque i giallorossi sono rinforzati a gennaio? Io credo che solo il cambiamento dell'allenatore, come diceva giustamente prima Mauro, solo il cambiamento dell'allenatore ha dato una spinta a tutti i giocatori, perché ormai si vedeva che non seguivano più le indicazioni dell'allenatore, non c'era più quel gruppo, quella forza, e solo quello secondo me un po' ha cambiato. Chiaramente bisogna dare il tempo a Spalletti di far giocare, far girare la squadra come lui vuole, quindi non so se siamo già in tempo per vedere questi cambiamenti, magari qualcosa può essere, però è forse anche un po' presto, diamogli il tempo. Ma secondo me la Roma ha fatto il colpo del mercato con Perotti, l'effetto collaterale è Pjanic, perché secondo me Pjanic risentirà tantissimo, lo stiamo già vedendo dall'arrivo dell'argentino. Se Spalletti riuscirà a far convivere i due assieme a Nainggolan, che non può assolutamente togliere, a questo punto sarà una Roma temibile, una Roma che si deve mangiare le mani, perché quest'anno poteva essere veramente quello buono, secondo me, per la formazione giallorossa. Io ricordo, ne ho parlato qualche mese fa, io auspicavo anzi un'eliminazione della Roma dalla Champions League affinché si svuotasse di un pensiero per dedicarsi esclusivamente al campionato. Poi con Garcia è andata a finire come è andata, però a inizio stagione, quando la Juventus era molto titubante e non faceva assolutamente la padrona del campionato, come si è messa a fare più di recente, ecco, io mi aspettavo una Roma in grado di poter arrivare veramente allo scudetto quest'anno. Beh, la Roma ha una rosa importante, secondo me aveva una rosa importante prima ancora di questo calciomercato di gennaio. Ha sbagliato, secondo me, a lasciar partire troppo senza pensiero Romagnoli, è vero, l'hanno pagato tanto e la Roma dietro soffre. C'è Romagnoli, la Roma aveva anche Toloid fino a 2 anni fa, che sta facendo benissimo a Bergamo. Quindi secondo me la Roma ha sbagliato lì in difesa e questi errori li ha pagati. Detto questo, altro errore della Roma, forse il cambio di Garcia con Spalletti doveva arrivare prima, perché lo si era visto che Garcia aveva perso lo spogliatoio. Detto questo, Spalletti è stato anche fortunato, perché a Sassuolo, contro la Sampdoria, anche contro il Carpi, alla fine, fino a 5 minuti alla fine, stava pareggiando, è vero, aveva dominato la partita, però ha preso ancora un gol, si può dire, da polli, perché quel gol lì non lo devi concedere a 5 minuti contro il Carpi. Detto questo, però, ha fatto dei risultati, e i risultati portano morale, portano fiducia, portano ad approcciarti a una partita che fino a un mese e mezzo fa tutti temevano come uno spauracchio, come una presunta goleada, con uno spirito diverso, e secondo me Spalletti fa bene a dare il 50%. È vero, però tu mi parli comunque del Carpi, che ha fatto una partita, diciamo così, però comunque tutte le big a Carpi hanno sofferto, anche se il Carpi alla fine non ha fatto pochi punti, esatto, però tutte le big hanno sofferto a Carpi, la Juve, l'Inter, tutte. Però non puoi prendere quel gol lì a 5 assolutamente, assolutamente, questo assolutamente anche vero. Perché quest'anno io almeno, io ero tra questi, io pensavo ci fosse una sola retrocessione, dico la verità, che e poi si è messo di mezzo il Verona, però in realtà tanto di cappello a Carpi e Frosinone, che stanno facendo letteralmente dei miracoli con degli organici che sono, a mio parere, ben lontani. Stanno risucchiando le due genovesi, che stanno tirando dentro la sorpresa negativa di questo campionato. Assolutamente sì. Assolutamente sì, un campionato che vive una corsa a scudetto a due, invece una lotta a retrocessione con dei nomi eccellenti, attenzione anche all'Udinese, che veramente fa una grossissima fatica, secondo me. Invece mi rivolgo ai due esperti di Milan, Manuel e Paolo. Vi aspettavate un El Shaarawy che partisse così forte subito appena arrivato a Roma? Sì, io
mi aspettavo di sì, perché comunque è andato via dal Milan, l'ha mandato comunque a Monaco, anche lì ha avuto una fase, diciamo, calante. È una persona che deve dimostrare comunque il suo valore. Il valore ce l'ha, però anche nel Milan, quando, ricordiamo, quando ha sempre giocato bene, quando è arrivato Balotelli, è andato sotto pressione e Shaarawy è sparito. Ha iniziato a farsi male ed era un infortunio dietro l'altro. Secondo me adesso, se là gli danno fiducia e praticamente lui capisce che è uno dei titolari, che se la gioca veramente può fare bene, ma può fare veramente bene. Shaarawy è forte, tutti quanti sanno, ha delle limitazioni, questo l'ha dimostrato. Sì, sente la fiducia dell'allenatore, che allenatori sono parlati ancora prima che lui arrivasse a Roma, sente la fiducia dalla piazza, è partito con il piede giusto, però spesso, tante volte lui è partito poi, per poi spegnersi. Certo. Quindi stiamo calmi con i giudizi. Io spero che continui così anche per un'ottica nazionale, perché alla fine comunque sarà un giocatore secondo me fondamentale per il modo di Conte, e stiamo a vedere. Calmi con i giudizi, è questo. Ecco, parliamo di Real Madrid, anche se indirettamente si tratta di Roma, perché ieri Mauro in conferenza stampa, sia Zidane che Cristiano Ronaldo hanno avuto parole di grande elogio per Francesco Totti, solo che sembra un po' l'elogio al campione che tramonta più che... Beh, in effetti Totti, cioè, non lo scopriamo certo noi, poi immaginate Zidane, un giocatore di talento cristallino, come potesse non apprezzare uno come Totti, che ha fatto dei numeri incredibili. Purtroppo il ragazzo è su via del tramonto, la carta d'identità dice che compirà 40 anni a settembre, sì. Quindi io credo che sia veramente giunto il momento del canto del cigno. Anche io l'ho scaricato a Fantacalcio, sicuramente io sono piuttosto buono con i miei giocatori. Ed era storico. Purtroppo gli ho dato il ben servito in un'operazione piuttosto spregiudicata. Però in realtà, ecco, con Totti, quando smetterà di giocare, sarà veramente una perdita gigantesca, non soltanto per il calcio italiano, per il calcio mondiale. È stato bello che comunque queste due persone, che hanno scritto delle pagine discretamente importanti della storia mondiale, abbiano reso onore a Totti. Certo, è stato un po' un epitafio, però bisogna essere sinceri, si infortuna ogni due settimane, insomma, sta arrivando proprio alla fine. Io mi auguro che possa regalare ancora qualcosa. Sarebbe bello che Totti segnasse il gol che porta in Champions League. E lui è già abituato a segnare al Real Madrid, oltretutto. Allora, sì. Ma questa è una cosa che non capisco, infatti. Con Real Madrid fatica. No. È una cosa che non capisco, perché Totti ha dimostrato di essere veramente una persona intelligentissima, sì. Perché quando tutti volevano, un paio di anni fa, Totti in nazionale, lui ha detto no. Io in nazionale non vado, gioco alla Roma, e ha dimostrato che mollando la nazionale, ma giocando solo per la Roma, ha fatto ancora dei bei campionati. E lui sapeva che due competizioni non riusciva a tenerle, e infatti ha dimostrato che nella Roma giocava bene. Ora è un momento che anche giocando solo nella Roma fa fatica, però mi piacerebbe, giustamente, che via del tramonto, che abbia il suo splendore, che comunque merita, perché ha una storia importantissima. E però non riesco a capire come possa incastrare questo, diciamo, addio in qualche modo, che tanto se è quest'anno o l'anno prossimo, però dovrà dare. Probabilmente vorrebbe lasciare con un successo. Non riesco a capire però qual è la sua idea nella sua testa. Non riesco a capire più altro quale potrebbe essere il successo che la Roma potrebbe ottenere, forse questo è il suo problema. Non lo so, questo è proprio il dubbio, perché mi scoccerebbe che andasse via magari con una quinta posizione, sì. Con un'eliminazione. No, non è l'addio che mi aspetto da Totti. Invece Paolo, il Real Madrid, quali sono i punti deboli su cui può puntare la Roma? Ma secondo me è il fatto appunto della difesa. La difesa gli mancherà Pepe, che è un'assenza importante per la squadra di Zidane. È una squadra che soffre le ripartenze, magari il centrocampo con Isco, Kroos e Modric potrebbe soffrire, secondo me è troppo spregiudicato. E infatti l'intelligenza di Zidane sta qua. In 180 minuti noi soffriamo, l'ha proprio detto un allenatore che magari dal Real Madrid non ti viene a aspettare queste parole contro la Roma. Invece lui ha detto, ha dimostrato onestà intellettuale in dichiarare questo, quindi la Roma dovrà essere brava lì appunto nel colpire nelle ripartenze, perché loro dietro qualcosa concedono. Anche in campionato, nell'ultima partita hanno vinto 4-2, il risultato non era mai a rischio, però due gol li hanno presi. Quindi secondo me più magari al Bernabeu si può concedere qua, quindi la Roma magari stasera deve stare attenta a non subire, e poi avrà magari più spazi al Bernabeu, secondo me. Abbiamo 30 secondi, Mauro, un pareggio potrebbe, si può firmare per un pareggio stasera e poi giocarsi in trasferta? Assolutamente sì, perché se firmi per un pareggio poi magari di là fai un gollettino subito e può succedere di tutto. In realtà secondo me conteranno moltissimo i cartellini, abbiamo detto di Dzeko, ma appunto Salah è uno che può costringere gli avversari a fargli fallo in continuazione. Se inizia una discreta distribuzione di gialli, ecco, Real Madrid potrebbe cominciare a tremare già
già questa sera, però il 50% di Spalletti è un tocco di classe, nel senso che io darei un 20% a Roma, ma giustamente Spalletti è un grande tribuno e quindi... Benissimo, vediamo se l'ottimismo di Spalletti verrà premiato. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo tra poco, sempre parlando di Roma e di Champions League.